Pronto, polizia? Sì, pronto, qui è la polizia. Aiutatemi, mia figlia è sparita da 3 giorni. Cavolo, ne è sicura? Sì, non torna più a casa. Ha controllato se è in bagno? Sì, non c'è. Che bel guaio, allora vediamo, proviamo a fare qualcosa allora. Commissario Sensualoni, una ragazza è sparita di casa. L'avete controllato in bagno? Sì, non è in bagno. Allora è stata rapita. Ma commissario, come fa ad esserne così sicuro? Dammi una sola ragione per cui un adolescente dovrebbe scappare di casa. Forse ha litigato con i genitori? Forse dovresti stare zitto, porta qui la madre. Quando è l'ultima volta che ha visto sua figlia? Ricordo che abbiamo litigato e lei è corsa in camera sua. Lo immaginavo, e camera sua ha una grande finestra? Sì, abbastanza grande. Lo immaginavo. È grave, commissario. È probabile che il rapinatore sia entrato da quella finestra per rapire sua figlia. Santo cielo! C'è qualcuno che la odiava? Non credo, è una brava ragazza. È un adolescente, sicuramente qualcuno la odia. Nessuno odia mia figlia. Io già la odio. È una stinca di santo. Lo vedremo, ora torni a casa e lasci lavorare maschi. Con le brutte maniere non si ottiene niente. Lo vedremo. Mi hai cercato, signora Rabarbara? Tomatone deve aiutarmi, mia figlia è sparita! Santo cielo, proprio nel giorno di San Pistacchio. Sono andata dalla polizia, ma là sono tutti maleducati. Hai fatto bene a rivolgerti a me, mi stavo annoiando a morte facendo solo il prete. La prego, mi dia una mano con la sua saggezza sacra. Tutto quello che so sulle figlie adolescenti è che frequentano cattive compagnie dove imparano parolacce e si fanno di sostanze stupefacenti, e non intendo di mirto fatto in casa. E come temevo, Tomatone, e cosa facciamo? Forse so dove trovarla, tu rimani qui a pregare mentre io faccio qualcosa di vero. Grazie, Tomatone. Guarda, guarda che si rivede. Non capisco, è successo qualcosa, gente? Ieri sera è stata rapita una ragazza. Tu immagino non ne sappia nulla, vero Mark Melafranca? Non capisco, ieri sera ero al cinema a vedere Joker. È per caso un reato andare al cinema a vedere Joker? No, ma è un reato dire che Joker sia un capolavoro. Questo non lo dirò mai. Lo vedremo, e non ti è mai venuta voglia di che so rapire una ragazza? E perché dovrei farlo? Sono pieno di ragazze. Sì, ma tu volevi comunque rapirne una. E per quale motivo? Perché hai visto Joker che ha stravolto le tue convinzioni esistenziali. Non ho rapito nessuno, agente. Confesso. Non confesso. Non confessi, ma sei stato tu. Non confesso e non sono stato io. Confessi che non confessi che sei stato tu, ma sei stato tu. Non confesso che confesso che sono stato io, perché non sono stato io. Abbiamo trovato mia figlia. Don Mattone, cavolo ci fa un prete qui? Ho fatto il tuo lavoro, commissario. Ho trovato la ragazza adolescente. E dov'era? Era chiusa in bagno. Credevo che tutti i preti fossero barbosi, ma Don Mattone è proprio togo. Hai ragione. Quando sparisce una ragazzina si tratta sempre di problemi familiari. I ragazzini sono pieni di turbamenti e meritano di essere mostrati in modo stereotipato in televisione per trattenere gli anziani. Don Mattone, sei più rocchettaro dei Rolling Stones. Gian Giovanni, la prossima volta che si presenta un caso così stupido voglio che lo giri subito al prete. Come ordina, mio re? La mia ragazza voleva solo che le rivolgesse più attenzioni, perché sa, suo padre è morto da poco e io sono presa con il lavoro. Sì, chi se ne frega, grazie dell'aiuto, prete, ma per i casi da uomini lasci fare a noi. Il mio compito è aiutare tutto il gregge del signore. Ecco, rimani con le pecore allora. Mi avevi promesso di non farti più di quella robaccia. Ma mamma, lo fanno tutti i miei amici. E se tutti i tuoi amici dicessero che Joker è un capolavoro, lo diresti anche tu? Ma io sono triste e la mia situazione familiare è complicata e a scuola vado male. Ho visto ora che si è fatto un tatuaggio, era irrecuperabile. Grazie, Domattone. Ora sarà un problema di Dio. Mi risposerò e proverò a fare una figlia sana di mente. Vedi di impegnarti di più questa volta. Gian Giovanni, passiamo al prossimo caso. Sì, commissario, un uomo ha sparato a una tigre. Oh, finalmente un caso da maschi.